Un saluto agli amici di Medico Snake. Allora, era da un bel po' di tempo che non facevo nessun tipo di video all'aperto e non mi sono perso l'occasione e lo faccio davanti a questo splendido paesaggio innevato. Sì, è vero, diciamo che un po' me ne vergogno, però un po' mi diverte a fare i video all'aperto, anche perché poi qualcuno che si ferma gli devo spiegare un po' quello che sto facendo e cose varie. Vabbè, tralasciando questa cosa, andiamo avanti. Alcuni di voi mi avevano chiesto se avessi delle applicazioni da consigliare in modo da poter gestire al meglio il proprio lavoro. Voglio subito dire che il lavoro varia da persona a persona e per quanto riguarda il mio, io utilizzo tre applicazioni che mi consentono di gestire al meglio il lavoro che seguo. E sono tre applicazioni che fanno parte della categoria produttività, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Dato che seguo un lavoro da tecnico informatico, ogni giorno ricevo dalla mia azienda file come Word, Excel, PDF e li devo gestire dal mio smartphone. E per questo non mi faccio mancare tre applicazioni che, come vi ho detto all'inizio di questo video, fanno parte della categoria produttività di cui non posso proprio farmi mancare e mi aiutano a gestire meglio il lavoro che seguo. Iniziando a parlare di una delle prime applicazioni troviamo WPS Office, che mi consente di creare, modificare file come Word, Excel, PowerPoint, file di testo e file PDF. Mi consente di salvarli sul dispositivo oppure, se abbiamo collegato un cloud esterno, possiamo inviarli direttamente a quel cloud e poi recuperarli da un qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento. Un'altra delle applicazioni che utilizzo ogni santo giorno è Cam Scanner, che non è altro che un'applicazione che consente di trasformare il proprio dispositivo mobile in un vero e proprio scanner portatile. Non appena la installiamo sul nostro dispositivo, in modo gratuito, ci chiede di fare la registrazione in modo da poter sfruttare il cloud interno a Cam Scanner. Non appena andremo a fare una scansione, abbiamo la possibilità di modificarla e di esportarla in formato PDF o in formato immagine JPEG, in modo da poterla condividere tramite posta elettronica con i nostri contatti. E proprio come funziona WPS Office, di collegare Cam Scanner ad un cloud esterno per poter poi recuperare tutti questi file in secondo momento da un qualsiasi dispositivo. E proprio parlando di cloud, oltre che un'applicazione, è anche un servizio cloud, e parlo di Google Drive. Google Drive io lo utilizzo ogni giorno perché mi consente di caricare proprio tutti i file che io vado a creare e modificare con WPS Office e tutti quei file che io vado a scannerizzare con Cam Scanner, per poi caricarli su Google Drive, creare dei link in modo da condividerli con l'azienda con cui lavoro e nello stesso momento tenere aggiornate anche quel link, in modo che loro possano vedere tutti i file che io andrò a caricare e tenerli aggiornati. E il link per scaricare questa applicazione, ovviamente, come sempre, ve li lascio qua in basso in descrizione. Sono disponibili sia per Android sia per iOS. E come al solito, non aspetto altro di sapere la vostra qua in basso nei commenti e di sapere se anche voi utilizzate delle applicazioni che vi permettono di gestire al meglio il vostro lavoro. Se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e soprattutto condividete questo video, perché a me aiuta molto. Voglio ricordarvi che, se volete, sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, di cui vado a pubblicare gli aggiornamenti di questo canale. E domenica prossima, se non avete null'altro da fare, alle 11 ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao! E un saluto anche da Mantello, in provincia di Sondrio. Bel paesaggio innevato, vero? Ciao!